prima di recensire il film Paura nella notte, vogliamo consigliarvi il canale YouTube del preparatissimo e bravo Ivan, Terror House. Mi raccomando, iscrivetevi. Moglie del professor Robert Keller, che ha appena ricevuto l'incarico di insegnare in una scuola diretta da Michael Carmichael, Peggy viene aggredita mentre è in partenza per raggiungere il marito da un misterioso individuo con un braccio artificiale. Sconvolta dalla paurosa esperienza, rattristata dalla incredulità di Robert, che la ritiene un'allucinata, Peggy rischia di perdere del tutto la ragione quando, dopo nuove apparizioni dell'ignoto aggressore, crede di ravvisare costui in Carmichael, che ha per l'appunto un arto artificiale. In realtà la donna è vittima di una diabolica macchinazione architettata per liberarsi dai rispettivi coniugi, da Robert e dalla sua amante Mary, moglie di Michael. Dunque, né la presenza dell'esperto Peter Cushing, né l'impiego degli ingredienti tipici del genere salvano dalla noia questo modesto thrilling più ricco di effettacci che di emozioni. Se non crea suspense, la truculenza dispiegata nella conclusione suscita però motivate perplessità. La regia di Jimmy Sengsler, con Judy Gison, Joan Collins, Ralph Bates, Peter Cushing, John Brown, origine Inghilterra, durata 95 minuti, genere drammatico. Signori, grazie per la cortese attenzione, buona serata e buona visione con paura. La notte, mi raccomando, iscrivetevi al canale Terror House. E approfitto anche per ribadire che il nuovissimo Mille Film è il canale all'insegna dell'amicizia, soprattutto che di polemiche. E per questo ribadisco anche che non c'è accredine di nessun tipo con nessun utente e che mi dispiace per questi sviluppi che sono successi con mia grande sorpresa, tra l'altro. Ora credo di avervi annoiato sufficientemente. Vi auguro davvero una buona serata. Grazie. Oh,